piangere come Diego Alverà ieri sera dove mi sono commossa. Ben arrivato a te, grazie di questa presenza. È una presenza che per noi è un valore grande, come ti spiegavo poco fa, ieri è stata una giornata ricca da un punto di vista di emozioni perché abbiamo toccato temi forti. Questo clan. Partiamo col trailer. Salvando il cattivo tempo, Austin. Si sono impossessati di tutto. Ristoranti, bar, pizzerie, autolavaggi, tutto. Il mare, che è l'oro di Austin. È tutta roba loro. E quindi? Che vuoi? Fammi fare questa inchiesta. Purtroppo, l'unica persona che ha ricostruito la scena del crimine è lei, signor Angel. Io ho paura, Federico. C'ho paura. Qua si fa caldo, si fa freddo. Decidiamo noi. Da questo momento in poi, vi verrà assegnata una scorta. Le sarà vietato muoversi se non accompagnata almeno da due carabinieri. Quindi darete una scorta anche per i nostri bambini? Mi dispiace, per i minori la scorta non è prevista. Fino adesso faccio una telefonata e ci dico io, tu non lavori più. Fede, fatti gli affari tuoi, è meglio per tutti. Giornalista Rossia, io tenevo la serie da dentro casa. Il giornale per cui lavoro. Non si riesce a parlare oggi, tutti questi applausi sono un tributo sicuramente meritato per te. Avete la fortuna, secondo me, io in primis, di avere qua oggi Federica, in realtà, quando ho visto al cinema, in realtà ho pensato, abbiamo la fortuna di ascoltare dalla tua voce un po' quella che è la testimonianza della tua vita. E molto spesso il cinema, perché hai visto il film che davvero consiglio, io lo indico sempre ogni volta che mi chiamano a parlare nelle scuole o nelle università, faccio sempre questo trailer, perché secondo me è veramente un messaggio moderno e attuale per ricordare che cosa voglia dire oggi raccontare la realtà, la verità e la legalità nel nostro paese. Ieri anche Bruno Giordano è stato qui con noi e ha sottolineato questo aspetto. Federica è cronista per Repubblica, quello che avete visto è il trailer del film A mano disarmata, che è anche il libro da cui è tratto il film alla regia di Claudio Bonivento, e ha provato a fare una sintesi un po' intorno alla tua storia che parte nel 2013, quando hai iniziato un po' a tirare su il coperchio delle corruzioni, delle collusioni che c'erano tra la mafia di Ostia e la politica, la pubblica amministrazione, quindi poi andremo un pochino più nel dettaglio. Tutto quello che abbiamo visto poi ha avuto anche un seguito rispetto al film, perché sono passati magari, è passato un po' di tempo, quindi magari tu ci puoi raccontare un po' tutto quello che succede. Ci tengo però a dire che Federica ha anche una delega da un anno dalla sindaca Virginia Raggi, una delega speciale alle periferie e alla legalità, e io mi sono molto interrogata in queste settimane su dove potervi portare grazie alla sua presenza, quale taglio dare a questo Job X, che come tutti i Job X sono una specie di interstizio, di spazio secondo me interiore che ognuno di noi può ritagliarsi dentro un festival. I nostri programmi di festival sono sempre molto martellanti, me ne rendo conto, il lavoro offre tanti spunti. Il Job X è il momento in cui rallentiamo il ritmo e proviamo un po' a fare tesoro di quello che portiamo sul palco in questa mezz'ora. Federica, da dove vogliamo riprendere il filo per raccontare un po' tutta questa tua attività che fai anche sui social? E io alla fine ho scelto appunto questa strada per intervistarla oggi, raccontare come lei è testimone tutti i giorni attraverso la sua pagina Facebook di che cosa voglia dire portare la legalità oggi in Italia, nelle città. Le città sono un tema molto caro a Senza Filtro, a questo festival. E che cosa voglia dire appunto raccontare la legalità anche ai ragazzi, ai tuoi progetti di spaccio d'arte rispetto allo spaccio di altre sostanze? Ma allora, dunque, la mia... vado con ordine, parto dai social. L'ordine che vuoi. Sì, diciamo, gli spunti che hai dato sono tanti. Cercherò di essere sintetica perché so che abbiamo uno spazio giustamente limitato per questo festival dedicato comunque all'altro. Quando io ho cominciato a capire che i social potevano essere uno strumento per creare un noi, io lo chiamo così perché da sola Federica Angeli non è che poteva andare
lontano se non si fosse creato in noi. Quando la mafia di Ostia, quella che comunque la mafia di Roma, quella che per anni nessuno ha voluto vedere, voi immaginate che quando io ho iniziato questa inchiesta, quindi a scrivere e a chiamare mafiosi dei clan che parlavano l'accento romano, io avevo un grande handicap, non solo quello delle minacce in agguato e delle ritorsioni che erano prevedibili, ma anche quello di andare a sbattere contro un muro culturale che era quello di una realtà romana in cui l'idea, persino nei tribunali di Roma, era che la mafia fosse un fenomeno soltanto del sud, che parlasse quindi l'accento o calabrese o campano, oppure, non per togliere nulla, alla Puglia, oppure siciliano. Quindi la mafia romana non esisteva, cioè i clan che io sono andata a descrivere e a raccontare erano sostanzialmente dei rubagalline, dei criminalotti, ma sì, sarà una mafietta, non capire a livello sociale e sociologico quello che invece era stata l'evoluzione dei criminali romani, è stato, diciamo, un regalo, secondo me, che è stato fatto alle mafie. Finalmente poi dopo sono partiti, dopo le mie inchieste, ma non grazie alle mie inchieste, non sono così presuntuosa, però dopo le mie inchieste, 5 anni dopo, è stato riconosciuto nei tribunali 416 bis. Quindi, per tornare alla tua domanda, io capisco che una delle strategie delle mafie, oltre a quelle che sono stati i messaggi classici, no? Quindi la benzina sotto la porta di casa mentre ero a casa con i miei bambini, il proiettile che arrivava, le intimidazioni gridate da sotto la finestra di casa mia, perché io dopo le denunce sono rimasta a vivere a Ostia, a 300 passi dalla casa del boss, per Tigna, perché potevo benissimo andare via, però io ci ho creduto molto e ci credo molto in questa lotta, soprattutto per come è andata a finire, ma credo che poi ci arriviamo. Quindi loro hanno iniziato una strategia di isolamento. Quando intervistai anni prima delle mie inchieste su Ostia un pentito dell''Ndrangheta, perché avevo smascherato un giro di finte associazioni antimafia che sotto il nome Falcone e Borsellino, Peppino Impastato, in realtà andavano a braccetto con le mafie. Quindi quando feci questa inchiesta abbastanza scivolosa, intervistai un pentito di 'Ndrangheta che mi disse che all'indomani delle stragi le mafie avevano cambiato strategia, quindi siccome le mafie vivono di consenso sociale nei territori, quegli agguati, quegli omicidi terribili, terrificanti, provocarono nell'opinione pubblica un moto di odio, no? Di rabbia nei confronti delle mafie. Quindi cambiarono strategia e puntarono sulla strategia dell'isolamento. Quindi costruzione di dossier sulla persona da affossare, e poi quello che è successo anni dopo a me, quindi io feci tesoro di questa cosa. Quindi che cosa iniziarono a fare? A costruire dei dossier in cui trovarono delle mie, a loro dire, defiance. Una su tutte, per fare l'inchiesta sui clan di Roma, io feci l'infiltrata nello stabilimento balneare dei Casciani, che erano il clan più forte che comandava nel 2000, fino al 2013 ad Ostia. Che nel film è molto ben rappresentato. Esatto, che era una delle scene che avete visto. E questo, io presi quindi la cabina e per due al mare, insieme alla mia famiglia, fingendomi una bagnante. E venne fuori in questi dossier che io per anni avevo dato soldi alla mafia pagando la cabina al mare, quindi per chi non sapeva che io mi ero infiltrata e quindi per forza dovevo pagare la cabina, sembrava veramente che io avessi foraggiato in qualche misura le mafie. E allora loro, usando questa strategia e creandomi un vuoto attorno, facendo del male anche alle persone a me vicine, quindi incendiato la macchina di mia sorella, quella del mio avvocato, benzina nell'unico ristorante di Ostia dove io andavo, decisi di creare un noi, e Facebook e Twitter sono stati da questo punto di vista un trampolino importante per me, perché io non sono di quelle, ora lo capirete nel corso di questa conversazione, televisione, la star, no, io voglio rimanere coi piedi per terra e tra la gente, proprio perché non voglio si dica brava Federica vai avanti così, no, dobbiamo andare avanti tutti, io magari posso fare da apripista. Però è il motivo per cui, se la regia ci manda alcune di questi
screenshot che ho fatto dalla tua pagina, perché secondo me in questo modo riusciamo a testimoniare quello che lei testimonia in prima persona, il rapporto con la città, col territorio. Lei sta vicina ai luoghi in cui sta lavorando con questa delega alle periferie. Uno dei vari post che ho recuperato è questo, li ho presi abbastanza recenti. E poi ti voglio chiedere anche quanto sia importante anche un po' le seconde linee che tu hai incontrato nel tuo lavoro, perché non se ne parla quasi mai. Con Fior di Sose qualche anno fa dedicammo una delle nostre feste d'estate proprio i secondi che spariscono rispetto a chi ci mette, più che la pace ci mette spesso l'ego quando vanno un po' in prima linea. Però se mi mandate invece in apertura delle cose che stava dicendo, sono anche i contenuti di un'intervista che tu hai lasciato pochi giorni fa al Mattino ad Antonio Menna, sì, in occasione anche dell'anniversario di Giancarlo Siani, che per te è una figura fondamentale, di ispirazione. E lì tu parli anche di quanto sia difficile snocciolare il potere oggi, che è un potere delle procure, che spesso si vogliono arrogare loro un po' il vanto di risolvere le cose, magari la stampa sembra scomoda, non tutelano correttamente chi si fa carico con la propria vita e con quella dei propri familiari di portare avanti un senso di legalità. È un'intervista che vi segnalo, se la volete recuperare, penso che sia veramente un po' una summa di quello che Federica ha provato a raccontare. Mentre sul discorso Facebook, a me piace molto come tu proprio avvicini le persone, nel senso, noi siamo qui oggi anche con la tua scorta, ma tu continui a sfidare questa tua rivoluzione, lo fai tutti i giorni. Sì, perché credo sia questo poi veramente quello che spaventa le mafie. Loro si sentono forti perché sono tanti, perché sono armati, non capendo che se ci mettiamo noi, è vero, a mano disarmata, però siamo molto, molto più di loro. E allora cosa è che possiamo fare? Io per esempio un lavoro social che ho fatto per smuovere le coscienze, per farli sentire protagonisti, no? Le seconde linee. A proposito di seconda linea, io vorrei ricordare che il primo della seconda linea è mio marito, e se che è qui con noi. Con noi, un applauso, perché se io sono riuscita a fare quello che ho fatto e perché dietro c'era lui, quindi tutti dire eroe Federica, no, il vero eroe è lui, non sono io, perché stare accanto comunque a una persona del genere che prende una decisione e la porta avanti con tre bambini non è stato facile, invece siamo ancora insieme. Questo è un aspetto che spesso ti viene, tra virgolette, contestato, come sì, io mi sono molto interrogata su questo senso del materno che lei ha dimostrato, perché molti istintivamente le dicono, ma come tu hai messo a repentaglio i tuoi figli? Io ho sempre pensato che tu hai regalato ai tuoi figli la possibilità di una vita diversa, di un orizzonte un po' più pulito, nonostante questo prezzo. Guarda, io credo questo, se ci fosse una formula del buon genitore saremmo tutti perfetti. In realtà quello che credo io è che io sono stata accusata appunto di non aver pensato ai miei bambini. Secondo me invece la denuncia è stato il mio modo di proteggerli. Se io avessi insegnato loro ad abbassare la testa di fronte ai soprusi della mafia, li avrei resi schiavi. Questo è stato il mio punto di vista. Quindi come madre ho pensato che l'unico modo per proteggerli era provare a sconfiggere il malaffare, questo mondo che sembra di malavita, che sembra incancrenito e che non si può cambiare perché sono più forti loro, attraverso una denuncia materiale fatta alle forze dell'ordine e poi continuare a farla pubblica. Quello che dicevo prima rispetto a uno dei post più significativi e che poi ho avuto contezza di quanto abbia infastidito le mafie è stato un post in cui io giornalisticamente avevo trovato ed ero risalita tutte le attività commerciali di Ostia, quindi bar, ristoranti, pizzerie, autolavaggi, panetterie, che erano collegati alla rete dei malavitosi e che gestivano attraverso Prestanome. Quindi che cosa faccio? Pubblico un post in cui dico: volete sentirvi partecipi e protagonisti di questa lotta? Io non vi dico di andare a denunciare così, diciamo, che vi esponete a un pericolo, però potete fare la vostra parte scegliendo di non andare a prendere il caffè, il pane, la pizza, quello che vi pare in questi locali, e metto l'elenco con le vie di tutte le attività commerciali. Questo post fu letto dalla mafia, perché quando poi gli Spada furono arrestati nel 2018, io veramente ho impiegato un mese, ma ho letto tutte le 40.000 pagine di intercettazioni, e una di queste c'era il boss Carmine Spada che diceva all'altro, aveva una cimice in macchina, quindi era con un suo socio, e gli dice: ma hai letto il post di quella, vabbè, puntini puntini, non vi dico come mi apostrofavano, potete immaginare. Dice: ha scritto che di non venire, ma infatti ecco perché è una settimana
che non batto più uno scontrino. E quello gli risponde: ma perché, quando mai l'hai fatto gli scontrini? E lui dice: no, vabbè, per dirti che ha vinto lei e che non sta entrando più nessuno. E vi racconto questa cosa perché per me fu una grande soddisfazione leggere questa cosa, cioè i miei concittadini mi avevano dato retta, quindi ho detto: non andate al bar sotto casa per pigrizia a prendere il caffè se sapete che ci sono di Spada e che sono prestanome di Spada. Qual è la vostra rivoluzione? 200 metri più in là. E questo è uno smacco, è una lotta che voi fate. E mi hanno dato retta. Quindi è stata per me una grandissima soddisfazione. È così che si fa la rivoluzione. È un gesto banale, non è che chissà che cosa bisogna inventarsi. E ha funzionato. E tu un po' alla volta hai conquistato il consenso, perché inizialmente, il film lo spiega, inizialmente tu avevi queste serrande chiuse, sono simboliche, non soltanto la sera in cui hai assistito come unica testimone, non eri l'unica ma l'unica che si è fatta carico di testimoniare, però un po' alla volta intorno a te si faceva un po' di strada. Sì, all'inizio io, appunto, restando a Ostia, avevo l'antipatia, l'odio, lo sentivo, dettato anche dalla paura naturalmente, quindi magari entravo in una frutteria alle 8 del mattino e mi dicevano: facciamo fretta perché fra poco chiudiamo, come hai appena aperto. Oppure andavo a bere un caffè in un bar, li vedevo insomma imbarazzati e alla fine dicevano: guardi, se magari non viene più qui è meglio. O gente che proprio sputava per strada quando mi vedeva, mi portava a quel paese. Quindi la resistenza e il lavoro è stato quello di convincerli che non era il diavolo Federica Angeli, perché come venivo accusata avevo messo la nomea di mafioso addosso a Ostia, cioè rimanendo lì ad Ostia insieme a loro, a essere lì presente, voleva essere proprio un messaggio di dire: non è che io ho detto che Ostia è mafiosa, se no coinvolgerei anche me, cioè sarebbe dare della mafiosa anche a me che sono rimasta qui. Io ho sollevato il velo, diciamo una coperta in realtà alta così, su una situazione e rimaniamo qui per ribaltarla. E guardate, ora vi sembrerà finto, ma se andate a leggere il percorso di quello che poi è stato, ci siamo riusciti. Oggi la mia Ostia non ha più paura di fare il nome di queste persone. 8 anni fa, quando li andai a intervistare per testimoniare, per appunto testimoniare giornalisticamente l'omertà, che è uno dei corollari, no, del 416 bis, dell'articolo del codice penale che parla di mafia, la gente mi diceva: Spada, no, mai sentito questo nome, Fasciani, no, no. Oppure dicevano: sì, poveracci, ma perché gli è successo? Perché c'era la telecamera puntata. Fino a un signore che mi rincorre dopo giorni e giorni che giravo per la piazza dove dispaccio, dove sono di Spada, e lui non voleva mai rispondere, mi picchietta dietro e fa: signore, questi nomi però a lei è meglio che non li fa, anche perché, guardi, se ricordi, glielo dice uno che è esperto, il problema di Ostia, so sti nomi, lei fa, so le buche, come il traffico a Palermo negli anni 80. Quindi c'era una negazione totale della presenza della mafia, del riconoscimento quantomeno di queste famiglie, che io poi chiamai mafia. Però l'abbiamo abbattuto quel mito, a forza di post, di una presa di coscienza, e poi sicuramente il lavoro della magistratura, gli arresti hanno dato maggiormente coraggio. Perché dopo quel periodo di isolamento, di sputi, di gente che non mi credeva nei loro locali, è iniziato che i commercianti cominciavano a chiamarmi, a chiedermi aiuto, come possiamo fare, ci stanno chiedendo il pizzo. Quindi il primo che denuncia, il secondo che denuncia, il decimo che denuncia, l'hanno messi i cittadini con la mia mano che non è mai venuta meno al tappeto. Quindi è veramente possibile, non vincono sempre loro, questo ricordatevelo. Tu sei stata... Sei stata qui per 5 anni un po' in questo limbo, perché poi il processo è iniziato nella bunker di Re Bibbia a giugno del 2018. Sì. Esatto. Quindi... E anche lì, attraverso un post, mi sono molto arrabbiata. Io lo so che tu vuoi arrivare lì. Io arrivo tutti sui social, vai Federica, siamo tutti con te. Quindi avevo creato questo noi. Quindi annuncio in pompa magna del processo per mafia che inizia a giugno, entro nell'aula bunker deserto, non c'era un'associazione di Ostia, un cittadino di Ostia, niente, c'erano una cinquantina, sessantina di parenti di Spada che mi gridavano la qualunque, cioè più a me che ai magistrati, quindi certo, lo sentivano il lavoro che era stato fatto. E quindi finisco di fare il pezzo quel giorno per Repubblica, lo metto in pagina e alle 10 di sera faccio un post e dico: addio Ostia,
fu veramente una botta di rabbia, come si fa in famiglia, dove mi arrabbiai perché ho detto, ho scritto, mi avete tanto detto che eravate tutti dalla mia parte, era importante esserci non per Federica ma per voi stessi all'inizio di questo processo, quindi io adesso, era appena uscito il mio libro, come i bambini, no? Andrò a presentare ovunque, in tutte le città d'Italia dove mi stanno invitando, il mio libro e annullo la presentazione a Ostia, perché siamo bravi a venire alle presentazioni, invece quando dovevate essere un'aula bunker, no. Cosa ha suscitato quel post? Poteva suscitare due cose. A Federico, ciao, fa niente, cioè, grazie, comunque siamo su un social, ti sosteniamo su un social, non ci puoi mettere così con la coscienza di fronte, mettere in mezzo, esatto, rispetto a mettere così in mezzo, ora basta, oppure suscitare qualcosa di forte. Chiamatela fortuna, chiamatelo un lavoro che avevo fatto forse bene prima di farle sentire protagonisti di una lotta in 2000, che poi è la fine del film, quelle che non so chi ha visto il film, se lo vedete vedrete su Rai Play, e la scena finale è una scena vera, sono persone reali, vennero tutto casa mia in 2000, 3000, coi fischietti, coi cartelli, io non lo sapevo, organizzarono questa cosa e il mio capo scorta mi disse, guardi dottoressa che può uscire sul balcone, perché io non potevo uscire, no, sul balcone di casa mia. Quindi io per 5-6 anni non sono uscita, ma non ti far venire gli occhi lucidi, pensa al positivo, che era mio marito che stendeva i panni, quindi diciamo per 5 anni. Le seconde linee. E mi piace di non farti piangere, sto cercando di farti sorridere. Quindi io emozionata apro la grata, esco e vedo insomma questa marea di persone sotto casa, anche i miei dirimpettai che avevano chiuso 5 anni prima le finestre di fronte all'omicidio, invece a tirare su le tapparelle, tutti affacciati con i cartelli, vai Federica, quindi poi sono scesa e insieme siamo andati fino a sotto, appunto 300 passi, fino a sotto casa del boss, a gridare libertà, libertà, e che li volevamo fuori da Ostia. Quindi quel post è servito ed è stata la dimostrazione che veramente si era creato un noi. Ma com'è stata la resa invece scenica di un film? Cioè com'è stato questo lavoro? Sono molto curiosa di chiedertelo. No, adesso non piangere, però io ho fatto questa foto. Ma guarda, è stato, devo dire, molto fedele. È stato molto fedele. Io ho partecipato alla sceneggiatura e avevo chiesto esplicitamente al regista di non trasformare questo film in un elogio ai clan. Nel senso, io adoro le serie su Burra, Comorra, però perché le leggo con il mio occhio. La mia paura è appunto il successo che tra i giovani hanno, che facciano il tifo per un clan o per l'altro. Io volevo il bene in questo film e volevo, diciamo, che tutto il racconto fosse di questa donna, adesso parlo del film, che comunque da sola, prima e poi tutto quello che vi ho detto fino adesso, alla fine creava un noi e gli spada fossero marginali, nel senso che nel film si vedesse la loro violenza, ma non fosse incentrato su di loro. Non sono i protagonisti, infatti. Non sono i protagonisti, mi hanno dato retta. E quindi per questo io ho accettato il film, perché anche qui le critiche, sei voluta diventare protagonista, in realtà no, il senso era proprio quello di dimostrarci, cioè, chi si alzava dalla poltrona al cinema diceva, ma guarda un po', questa ce l'ha fatta senza essere nessuno, allora ce la posso fare anche io. E in quest'ottica per me era utile appunto il film. Devo dire che è stato veramente fedele, tranne la figura della mia migliore amica, questo lo dico sempre, perché non è vero che mi ha tradito come nel film, ma il tradimento della mia migliore amica racchiude tutti i tradimenti che ho avuto. Io ho avuto il commissario di polizia di Ostia che fingeva di essere dalla mia parte e invece faceva la spia e gli spada di quando loro facevano i blitz, e poi è stato arrestato. Quindi te proteggo, cioè, mi veni a fare ordine pubblico quando facevo i convegni a Ostia, dove gridavo il nome degli spada e poi telefonava gli spada. Oppure, che ne so, il presidente del municipio di Ostia, che io ho tanto aiutato dandogli appunto quelle liste dei negozi, dicendo vai a fare multe, vai a fare appunto, cioè quello che una pubblica amministrazione può fare, no? Quindi dagli noia, dagli fastidio, mandagli vigili, falli controllare.
e lui lo faceva, e poi dopo è stato arrestato per mafia capitale, quindi cioè combatteva di spada e poi magari stava con Buzzi e Carminati, quindi ecco, di tradimenti così ne ho avuti tanti, che nel film hanno, se aveva un personaggio, cioè, che hanno sintetizzato per far arrivare al pubblico il tradimento della migliore amica, della persona più vicina a te. In realtà, poverina, lei non mi ha mai tradito, però ecco, di tradimenti ce ne sono stati. Allora, su questo discorso delle figure vicine alla sua vita, se la regia mi manda il post sull'infame, perché tu hai fatto un post qualche settimana fa con la foto di tuo figlio, e è un post lungo, da qui magari non riuscite a leggerlo, però questo concetto dell'infame, Federica, mi piacerebbe che tu lo provassi a sintetizzare anche per il pubblico. Guardate, è un passaggio sicuramente anche del libro, e nel film ci ho tenuto che venisse fuori. Da 2 anni anche i miei figli, che sono stati minacciati dalle mogli dei boss dopo gli arresti, pesantemente minacciati, hanno la scorta. Questo ha comportato che quando è iniziata questa avventura erano piccolini, avevano 8, 6, 4 anni, quindi per 5 anni sono stata sotto scorta io, ma a loro avevamo inventato con mio marito sulla falsariga della vita è bella il fatto che fosse tutto un gioco, che la mamma aveva scritto un bell'articolo e che avevo vinto gli autisti, era scorta, ma erano gli autisti perché ero diventata uno importante. E quindi tutte le cose brutte che ci succedevano valevano dei punti per arrivare alla villa, perché quando spiegai ai bambini, ragazzi, è successa una cosa fighissima, il giorno stesso della scorta la mamma ha vinto questi autisti che non mi consentiranno mai più di uscire da sola, pensate, mi vengono a prendere sul pianerottolo, quello di mezzo, un po' più furbo, mentre gli altri facevano, che bello mamma, quello mi fa, ma tra quanti articoli allora ce la danno la villa? E dico, amore, piano piano si comincia dagli autisti e poi si arriva alla villa. Quindi per farli contenti abbiamo fatto questo cartellone, ovviamente con 15.890.000 milioni di crocette, perché non è che poi c'hai la scorta e ti danno la villa. E ogni cosa brutta, tipo la benzina sotto la porta di casa, era un gioco. Il gioco della chiappa liquido, che abbiamo vinto, quindi 500 crocette, il proiettile, altre 1.000 crocette, perché gli urli sotto casa, infame, gli infami muoiono, te la faremo pagare, giornalista, giornalara, dicevano loro, infame, quindi loro si spaventavano, no, con queste grida continue sotto casa, era la resistenza alla paura, e decidemmo appunto di fare tutti quanti una sera, non li prendete, sono chiamate il telefono azzurro, la pipì in un secchio, e dire adesso se vengono gli diamo questo secchio di pipì, e quindi per, diciamo, superare la loro paura, ed erano tutte crocette per la villa. L'infame è un concetto che ovviamente per i clan significa chi tradisce le regole del clan. I miei figli, vivendo ora sotto scorta, il più grande ha 16 anni, sono penalizzati dal fatto che magari in alcune comitive ci si fa le canne, e quindi Lorenzo il grande viene isolato perché questi ragazzini non si possono fare le canne perché c'è la scorta. Quindi Lorenzo fa un passo indietro e non sta più con questi amici, ne sceglie altri, però ovviamente soffre. Quindi ho fatto questo post per far capire anche alle mamme, perché poi i figli sono le mamme, no? L'educazione, i genitori non sono le mamme, anzi forse più i papà, sono, diciamo, i responsabili poi della maleducazione o di quello che fanno i figli. Quindi questo isolamento, questo tacciare di continuo Lorenzo come l'infame, perché quello che fa la spia, le guardie, è una cosa secondo me da scardinare, e quindi questo post è stato molto forte, molto duro, come diciamo sono fatta io, non solo perché non riesco ad essere sempre super partes, cioè delle volte quando toccano i miei figli veramente ti prende quel nervoso che dici, ma perché devono pagare loro, no, per essere i miei figli? Quando in realtà sono veramente dei ragazzi splendidi, normali, cioè non credo che si facciano le canne, ma voglio dire, quello è una scelta, non è che perché c'è la scorta, sono stati educati in un determinato modo, ovvero che il fumo lo vendono le mafie, e quindi odiano comprare il fumo e foraggiare la mafia, solo per quello, forse se li avessi indottrinati così se li farebbero anche loro, cioè chi magari da ragazzo non se ne è fatta una e non ci trova niente di male. Però ecco, isolarlo e creare sempre questo vuoto attorno ai miei figli, perché sono figli dell'infame, o perché ora loro a 16 anni sono diventati l'infame, è una cosa che assicuro da madre pesantissima. E allora cerco di combatterla anche questo con l'unica arma che ho, cioè la penna, cioè la scrittura, e quindi esortare le persone a riflettere su come, su perché si debba isolare un ragazzo. Sì, tu poi hai una penna, e questo l'hai spiegato anche in quell'intervista. Lei dice, io faccio il giornalismo d'inchiesta che ha uno scopo
unico oltre a quello di denunciare, ma è quello di far capire ai lettori i contesti in cui succedono queste cose, cioè creare un contesto narrativo intorno alla notizia, perché altrimenti questo messaggio non arriva forte allo stesso modo. Come faceva Paolo Siani, i fenomeni non vanno solo spiegati, secondo me, da un giornalista che fa inchiesta, ma vanno anche contestualizzati. Cioè, non è che la mafia, anche quella del profondo sud che tutti riconoscono, è nata mafia. Cioè, si è sostituita a un certo punto allo Stato, perché lo Stato è stato assente, e quindi queste persone criminali si sono fatte largo, avendo appunto il consenso sociale di cui parlavo prima, e si sono trasformate e sostituite allo Stato grazie anche ad alcune connivenze naturalmente dello Stato, no? Che li hanno favoriti nell'avere appalti, e quindi si sono diventate, hanno fatto quel salto di qualità che le rende diverse da una semplice associazione a delinquere. Questo però va spiegato, va raccontato, perché uno Spada, che era veramente, vi posso dire, 15 anni fa gli Spada erano quelli che andavano a riscuotere i crediti, a far paura anche per la loro, passatemelo, a mio avviso, bruttezza, non è che sono tutti come Gomorra e Suburra, che sono tutti brutti, sono brutti, cioè nel senso, sì, per i miei gusti, poi per carità, de gustibus, però cioè nel senso li vedi, no, con questo aspetto truce, no, con... hanno quasi già una volgarità fisica. Una volgarità fisica. Io mi ricordo che in aula mi chiese il giudice, ma lei come ha distinto, siccome si somigliano i due cugini in post, quando io ho assistito al tentato duplice omicidio, mi chiesero come avevo fatto a distinguere Carmine Spada da Armando Spada. E io mi ricordo che si guardi dall'attaccatura dei capelli, uno ce l'ha un po' più da scimmia, ma intendendo, sapete quell'attaccatura che c'è, avrei potuto dire Dracula? Forse mi è venuto scimmia, infatti il magistrato si è girato e mi ha guardato e ha detto no, no, chiedo scusa, non voleva essere una cosa offensiva, nel senso, però ecco, io ce l'ho questa cosa che non sono Alessandro Borghi, per farvi capire, no, il protagonista di Suburra, hanno una fisicità. I miei figli, quando si ritrovavano da tutte le parti, noi ci eravamo inventati, sempre i punti della villa, che erano dei miei spasimanti. E la piccolina andò dal padre con gli occhi dell'amore, dice papà, devi stare tranquillo, non devi essere geloso, sei più bello te, ma non l'hai visto quanto sono brutti, gli faceva. E lui invece a dirgli, no, ma io sono geloso perché vedete, stanno sempre sotto la finestra di casa nostra, e loro si tranquillizzarono perché in realtà mettevano paura, sono inquietanti, no? Cioè, secondo me creano proprio anche il personaggio per far paura. E dicevo, mi sono persa nella loro bruttezza, no, dicevo, neanche io ricordo di che cosa parlavamo. Bene, perfetto, però insomma superiamo questa cosa che non vuole essere discriminatoria nel senso bello o brutto, cioè nel senso una fisicità che spaventa. E possiamo passare alla domanda successiva perché non ricordo più che cosa. Quando dire che abbiamo iniziato questo festival, il primo panel era dedicato al tema della trasformazione delle città, una città per cambiare, che appunto è anche il nostro ultimo cartaceo. E ieri mattina c'era su questo palco Sandro Polci, che è un esperto di territorio, una persona che studia un po' queste trasformazioni. Lui a un certo punto ha detto che si augura che le città del futuro offrano servizi commerciali e umani. A me questa cosa è rimasta un po' nelle orecchie. Mi ha fatto pensare, in vista anche di questo incontro con te, che noi spesso usiamo l'espressione ricostruzione urbana soltanto pensando ai palazzi, agli edifici, alle architetture, brutti. E non ci... bruttissimi. E non pensiamo mai invece che questa ricostruzione urbana in realtà è fatta di persone. Quindi dovremmo imparare anche a... Guarda, io in questa parentesi politica, diciamo, quando sono stata chiamata per fare la delegata alle periferie, legalità, civismo e rapporti con le associazioni, così lo diciamo tutto corretto, tutte le mie deleghe, sì, ho pensato di portare la mia esperienza, la mia conoscenza dopo 23 anni di giornalismo, in cui ho raccontato in tutte le lingue cronaca nera, poi, quindi conoscevo l'aspetto più brutto di queste periferie, ho pensato proprio, come dici tu, all'aspetto umano. Quindi sono andata a Gamba Tesa con alcuni progetti tipo Spaccio Arte, l'ho voluto chiamare, le 8 piazze di spaccio più forti di Roma, dove c'è un guadagno ogni sabato e ogni domenica di 250.000 euro, quindi pensate quanta droga gira, quindi in 8 quartieri diversi di Roma,
Io ho fatto chiudere i sabati e le domeniche, ho fatto pedonalizzare le strade dello spaccio e dentro quella pedonalizzazione siamo andati a fare concerti, reading, presentazioni di libro, partite di calcetto tra i ragazzini, e portandogli via quindi in tutti questi mesi milioni di euro. Questo è stato, diciamo, il mio modo di entrare e restituire quelle strade dove c'è sempre lo spaccio, dove ci sono le vedette, guardie quando vedono una macchina sospetta, quindi questo, diciamo, scenario affacciandosi dalle finestre abbastanza triste, di rivoluzionarlo portando il bello. Non solo, tanti negozi e attività commerciali in queste periferie sono chiuse da 20 anni e sono negozi del comune, del patrimonio di Roma. Sono chiuse perché nessuno lì vuole fare niente, perché c'è lo spacciatore che poi ti dà fuoco se cerchi di fare qualcosa, perché stanno bene al buio e nell'isolamento. Quindi io che cosa ho fatto? Mi sono presa tutti questi patrimonio e l'ho messi a bando, dandoli per 24 mesi gratuitamente, quindi senza pagare l'affitto, visto il Covid, vista la crisi, a persone, aziende, commercianti di tutta Roma, imprenditori, chi voleva prenderli, con l'obbligo, o meglio l'indicazione, si dice così in termini burocratesi, perché ho detto scriviamo che è un obbligo, non si può, dottoressa, scriviamo che è consigliato, va bene, di assumere persone del posto. Così io tolgo la manovalanza allo spaccio, perché ragazzini o anche ex detenuti arrestati per spaccio che escono, si trovano comunque per forza a dover tornare a spacciare perché nessuno gli offre lavoro. Assumiamo queste persone, ma anche sembriamo coordinate, perché io mi ero preparata a questo, il tuo quartiere ti dà lavoro, che... Ah ecco, non eravamo ecco, preparate, però il progetto è esattamente questo, il tuo quartiere ti dà lavoro. Quindi è una chance, ne avevo messi in questi pochi mesi, perché adesso la consigliatura è finita, sono riuscita a metterne a bando 60. Che sono niente rispetto a tutto il patrimonio che abbiamo. Ma perché sono riuscita a mettere a bando 60? Perché non potete capire le carte, questi negozi alcuni erano accatastati come stalle, quindi abbiamo dovuto rimetterli a posto, renderli attività commerciali, insomma delle cose burocratiche che ho capito ma non vi saprei dire, perché non è ovviamente la materia, da B1 a C3. Va bene, ok, dai, prendiamoli C3 allora, se si può così metterli a bando. Quindi siamo riusciti. E le persone, i ragazzi, quando vanno nei quartieri, tu non hai idea, vedere quelle saracinesche tirate su, anche palestre, qualsiasi attività, un calzolaio, tanto va bene tutto, non c'è niente. Quindi qualsiasi attività può essere, per forza non andrà fallita, perché per fare, trovare un supermercato o un tabaccaio devi fare i chilometri, perché la mafia ha deciso così di essere nel buio e nell'isolamento. E quindi le persone stanno cominciando a rialzare la testa. Ed è così, secondo me, che le sconfiggi le mafie, dal punto di vista ovviamente amministrativo, perché poi c'è anche la parte della repressione. Però così tu ridai bellezza a quei quartieri, ridai una speranza che tutto può ancora cambiare. Perché io ci credo, non so se si vede, se si percepisce, non lo dico per dire, io ci credo veramente che tutto può ancora cambiare. Quindi questa ricostruzione urbana che ieri mi è venuta in mente si sposa veramente con quello che tu stai facendo, una ricostruzione urbana. Io l'ho chiamata, il tuo quartiere ti dà lavoro, banalmente, però secondo me poi il concetto è quello, restituisci i quartieri alle persone, glieli rendi vivibili, poi ovviamente ci metti l'illuminazione, rifai le strade, raccogli l'immondizia, perché non è che è facile. Non penso neanche sia stato facile portare questo progetto anche a livello politico interno, perché non so se c'è stata qualche resistenza. Allora, politicamente io ho avuto carta bianca, devo essere sincera, non me l'aspettavo, venendo appunto da Repubblica, da una realtà politicamente molto distante, no? Dal 5 Stelle, pensavo, diciamo, che fosse inizialmente il coinvolgermi in uno spot. No, dice prendiamo Federica Angeli, la legalità. Invece quando Virginia Raggi mi ha dato carta bianca, ha detto fai quello che vuoi, lotta come vuoi nei quartieri, io ti supporterò in tutto. Devo dire che mi ha stupito, nel senso, piacevolmente stupito, cioè mi sono dovuta ricredere. Io all'inizio sai quanto ero critica con Virginia Raggi e con il 5 Stelle, ora la gente dice perché ti dà lo stipendio, no, non sono quel tipo di persona, ho proprio toccato con mano. A un certo punto lì la 'ndrangheta, mi riferisco a San Basilio, ho detto lì, scusate, che è uno dei quartieri in cui sono intervenuta pesantemente contro le mafie con questi due progetti e altre cose, quindi ho preso dei ragazzini per esempio, non dalle scuole, ma che stavano sui muretti e che facevano le vedette,
in tutte le periferie, soprattutto San Basilio, sono riuscita a raccoglierne 172 e gli ho fatto fare un corso di giornalismo con dei professionisti, tipo c'era Siegfriedo Ranucci di Report, Beppe Giulietti, insomma tanti professionisti hanno fatto una parte teorica e poi l'ho portati a fare le inchieste sul campo, quindi quelli della periferia San Basilio li portavo a Tor Bella Monaca, quelli di Tor Bella Monaca li portavo a Ostia, che sono tutti i quartieri degradati delle periferie, a fare la lezione di cronaca nera, quindi nelle strade di spaccio. Quindi c'è stata una consapevolezza in questi ragazzini nel raccontare il quartiere vicino, per fargli rendere conto che se aprivano gli occhi lo trovavano anche nel loro. E quindi poi l'ho portati allo stadio a fare il giornalismo sportivo, li ho fatti raccontare, ho fatto fare le dirette fuori da Trigoria, agli spogliatoi della Roma. E quindi ecco, il recupero c'è stato a 360 gradi. I bambini delle elementari invece ho fatto dei corsi, 5.400 ragazzini, sono diventata pazza per essere ovunque, delle lezioni, a lezione di antimafia, 4 ore insieme all'Associazione Nazionale Magistrati, dove facevo nomi e cognomi, c'erano pure i ragazzini, i figli di questi personaggi, specificando ovviamente che loro non avevano colpe, non dovevano permettere a nessuno di essere giudicati per il cognome pesante che portavano, facendo nomi e cognomi dei mafiosi romani, di quelli che tenevano sotto scacco. Quindi è stata una piccolissima rivoluzione nella pubblica amministrazione che ho potuto veramente fare, non ho avuto ostacoli, devo essere sincera. Ci fa solo piacere. Diamo un po' la chiusura di questo processo, così raccontiamo anche un po' loro come poi si è svolta un po' tutta la questione giuridica. E dunque, dopo 5 anni, il 25 gennaio del 2018, questa è la lezione, insomma, sono stati arrestati per 416 bis 32 componenti del Clan Spada, che erano quelli che venivano sotto casa mia nella versione edulcorata di Romeo e Giulietta a, come dire, intimidirmi, quelli che ci hanno verosimilmente messo la benzina, quelli che minacciavano i miei bambini, sono stati arrestati per mafia. In primo grado sono stati condannati tutti per mafia, in secondo grado sono stati condannati tutti per mafia, adesso aspettiamo la Cassazione. I Casa Monica sono stati condannati in primo grado per mafia, che è un altro clan che ho fortemente attaccato, aspettiamo gli altri gradi di giudizio, e in Cassazione invece il clan più potente di Ostia, quello dove mi ero infiltrata, i Fasciani, sono con sentenza passata in giudicato nel 2020, condannati per 416 bis. È stato il primo clan romano, quello di Ostia appunto, riconosciuto mafia. Quindi quando vi dico che tutto può ancora cambiare, non vi dico bugie, perché c'è il bollo della magistratura che li ha riconosciuti mafiosi e oggi li trattiene con l'ergastolo in carcere. Quindi bisogna stringere i denti, anche quando si ha voglia di mollare, anche quando sembra veramente che vincano loro, perché io l'ho pensato tante volte prima degli arresti, vabbè, vincono loro, non c'è niente da fare. Così come mi avevano detto quando sono stata sequestrata nello stabilimento, tanto contro di noi non vinci. E invece non è vero. Bisogna capire che non è vero anche nei momenti di sconforto, quindi spero che queste parole, nei momenti in cui tutto vi sembra insuperabile, possano tornarvi in mente e capire che se ce l'ha fatto una piccola persona come me, con tanta determinazione, questo sì, allora veramente ognuno di noi ce la può fare. Grazie. I miei amici sono tutti buoni, sono buoni, grazie di cuore.